prendo la parola con grandissima commozione. Molti di loro potranno comprenderla, questa commozione, perché io ho iniziato il mio insegnamento in accademia nel 1924. Intere generazioni di allievi e di ufficiali hanno affiancato queste lezioni dal 1924 al 1970. Questa commozione è accresciuta anche per la circostanza nella quale io mi ritrovo qui con alcuni dei pochi collaboratori ed amici che nel 1936 affiancarono l'opera di Tiberio. 1936. Quello che possiamo fare ora, credo, è quello di rievocare l'opera del Tiberio con quei pochi ricordi annebbiati dal tempo che ci possono affluire alla mente. Ebbi la straordinaria fortuna di poter essere accolto come ricercatore, come ospite, nell'Istituto Elettrotecnico e delle Comunicazioni, dove fervesse un'attività scientifica, tecnica, notevolissima, sotto la guida del mai abbastanza ricordato professor Giancarlo Vallauri. Giancarlo Vallauri uscì dall'Accademia Guardia Marina nel 1903, si conserva qua la sciabola d'onore e promuoveva ogni attività in questo istituto con un fervore che si trasmetteva anche a noi giovani che collaboravamo con lui. Ricordo che allora si era agli inizi della radiotelegrafia. La Marina Militare aveva istituito un laboratorio per la costruzione delle lampade termoioniche o audion, come si chiamavano allora. Lampade che erano proprio luminose, facevano luce come le lampadine elettriche. Vallauri ne aveva studiato le caratteristiche, ne aveva scritto una celebre equazione che fa sotto il nome di equazione del Vallauri. Ricordo anche che allora era stata da non molto realizzata la grande stazione ultrapotente di Colzano ed è veramente incredibile, vista con gli occhi di oggi, la dimensione di questa stazione. Vi erano dei piloni alti oltre 200 metri, 4 piloni ai 4 lati di un quadrilatero di 350 metri di lato, il quale quadrilatero fu poi esteso, diventò un ottavo. Questa stazione, prima alimentata con generatori rotanti, che poi ho visto buttati nel campo, sostituiti da archifalze, sostituiti poi da lampade di grande potenza realizzate dall'allora capitano delle armi navali, tenente di vascello delle armi navali, Carlo Matteini. Ho detto che fui accolto là, in questo istituto. Oltre a Vallauri trovai un direttore, allora capitano di fregata Ugo Ruelle, coltissimo, aveva scritto anche un libro di onde elettromagnetiche, il quale, oltre ad essere una simpaticissima persona, oltre alla cultura che ho detto, era anche piuttosto spiritoso. Io mi ricordo sempre, sono ricordi della gioventù, che diceva: io sono capitano di corvetta e non comando nessuna corvetta, delle armi navali e non mi occupo di armi, mi occupo di radiotecnica. C'era Vecchiacchi, c'era Boella, c'erano tanti giovani che sotto la guida di Vallauri facevano progredire rapidissimamente i problemi delle telecomunicazioni. Io allora intrapresi lo studio delle onde più brevi, che cominciavano ad essere ottenibili con l'impiego delle lampade termoioniche usate in una maniera particolare. E un giorno arrivò un tenente delle armi navali, l'allora dottor ingegner Ugo Tiberio, allora sconosciuto. Lo aspettavamo, sapevamo che era
portatore di uno straordinario progetto, frutto di profondi studi sulla propagazione delle onde elettromagnetiche che egli aveva compiuto nell'Istituto Superiore delle Trasmissioni dell'Esercito. In seguito a questi studi, egli aveva previsto la possibilità della realizzazione di un apparecchio, da lui giustamente chiamato radiolocalizzatore, il quale avrebbe potuto determinare distanza, azimut e altezza, il luogo dove poteva trovarsi eventualmente un bersaglio, una nave, un aereo. Fu riconosciuto l'interesse di questo apparecchio, fu riconosciuto che il maggiore interesse allora avrebbe potuto essere della Marina Militare e quindi fu destinato qua. Io lo rivedo, Tiberio, in una sala di questo istituto e lo rivedo con un operaio, col saldatoio anche lui in mano, a realizzare in due i pannelli di questo complicatissimo apparecchio. Altro è naturalmente progettare un apparecchio a tavolino dove basta l'ingegno, il genio direi dire in questo caso, la fantasia scientifica. Altro è realizzare l'apparato. Anticipando, posso dire che alla fine della guerra mi furono inviati in omaggio dall'MIT, importantissimo istituto del Massachusetts, mi fu inviato un pacco con 28 volumi, un'intera biblioteca, e in questi 28 volumi era condensata tutta l'opera, tutto lo sforzo che era stato compiuto in America per la realizzazione del radar, il quale altro non è che il radiolocalizzatore del Tiberio. Migliaia di ricercatori e scienziati, fra cui premi Nobel, avevano collaborato a questa realizzazione durante la guerra. Non basta per dire lo sforzo che in America era stato compiuto in questo senso, fu speso in America per il radar più di quanto fu speso per la bomba atomica. Qua, Tiberio e l'operaio facevano quello che potevano. Alcuni volenterosi, fra i quali oso mettere anche me stesso, lo aiutarono. Aveva, frutto degli studi dei quali ho parlato, previsto tre possibilità per la realizzazione dell'apparato. Tre diverse vie. E naturalmente, dati gli scarsissimi mezzi disponibili per questo, aveva scelto quella che poteva presentarsi allora la più agevole. Non quella che poi si dimostrò la più efficiente. Questo naturalmente fece portare via del tempo in tentativi vani, finché un bel giorno fu possibile ricevere echi dalla Gorgona. Erano dei primi risultati attendibili che facevano bene sperare. Sarebbe stato utile, sarebbe stato necessario che Tiberio fosse affiancato in quel momento da quanti possibili mezzi e uomini per la realizzazione di tutti i problemi connessi, moltissimi problemi. La radiotecnica di quel tempo forniva strumenti, essenzialmente valvole termoelettroniche, adatte per le telecomunicazioni, ma non adatte per risolvere i problemi a cui doveva attingere il radar. Verso il 1940, con a disposizione i professori Lombardini e Ricamo, la Marina italiana poteva disporre all'inizio della guerra di due diversi radar, due avevano anche dei nomi un po' strani, un po' di circostanza, uno si chiamava Folaga, l'altro si chiamava Gufo. Ricordiamo per esempio che con uno di questi provvisto di enormi antenne, dato che le lunghezze d'onda che si potevano usare a quel tempo erano dell'ordine di un paio di metri, su uno dei tetti qui dell'Accademia, il più alto, puntato verso la Sardegna, si poteva avvistare, e fu il primo avvistamento, l'arrivo di una grossa formazione americana, in seguito alla quale fu effettuato il primo grosso bombardamento di Livorno.
Però, fino a che non ci fu la sfortunata battaglia di Capo Matapan, dove scomparvero tanti cari amici e tanti scolari, tanti allievi dell'Accademia, dei quali avevo avuto familiarità, le cose non furono prese abbastanza in considerazione. Solo allora furono messe a disposizione del Tiberio tutti i mezzi disponibili, ma un po' questi mezzi disponibili erano scarsi e un po' era effettivamente tardi. Io non ho seguito tutta l'attività del Tiberio, mi sono occupato in modo particolare della realizzazione dei trasmettitori di questi radar. Occorrevano dei tubi che avessero delle caratteristiche particolari ed ero distaccato praticamente a Firenze, quando potevo, presso lo stabilimento Fivre, nel quale realizzai due tipi che furono appunto utilizzati in questi radar. Anzi, mi piace di ricordare che uno di questi oscillatori a cavità conteneva nel suo interno i tubi elettronici e per la forma che presentava ebbe la spiritosa denominazione di pentole, quindi erano le pentole che andavano su questi strumenti. L'8 settembre io rimasi tagliato fuori, l'Accademia Navale era a Livorno, era a Venezia e io ero a Firenze. Dopo molto tempo, per il succedersi degli eventi bellici, io raggiunsi l'Accademia Navale, che si era riorganizzata in un modo veramente meraviglioso, sorprendente, nell'ex collegio navale della GIL a Brindisi. E là ritrovai Tiberio. Facevamo gli insegnanti, si stava in una specie di convento, quando un grosso aeroporto militare americano di Brindisi fu, non saprei bene per quale ragione, abbandonato. Tutta Brindisi aveva invaso questo aeroporto, dove per terra c'era di tutto, motori, accumulatori, di tutto c'era. C'erano anche dei radar. Riuscimmo, l'ammiraglio Maie era con me quando col cacciavite e con lo scalpello estraemmo da uno di questi bombardieri un radar da 3 centimetri e potemmo fare il confronto fra quel che avevamo fatto noi e quello che con i mezzi che poco fa ricordato era stato possibile realizzare in America. E poi le cose andarono avanti e poi ci fu una dispersione di quelle poche persone che potevano essere competenti su questo argomento. Comunque fu possibile, grazie all'opera di Tiberio, grazie al genio, agli insegnamenti che aveva fatto sia dal punto di vista scientifico sia dal punto di vista del comportamento, del coraggio con cui si devono affrontare le difficoltà, fu possibile a questi giovani di continuare l'opera di Tiberio sia dal punto di vista scientifico nelle università, e mi piace a questo punto anche ricordare che i suoi figli sono attualmente i continuatori della sua opera nell'Università di Firenze e di Bologna. E a questo punto io finisco e do la parola all'ammiraglio.